Ma certo che ero così fuori di testa. Io sono molto più che fuori di testa. Io sono il più grande artista del mondo, più fuori di testa di tutti. E appena mi balenò l'idea, mi sentii subito come doveva essersi sentito Hitler quando aprì la prima succursale di Auschwitz. L'idea di Auschwitz è un'altra cosa che mi mette allegria. E lo so che è brutto a dirsi, lo so che se fossi stato a Auschwitz o avessi vissuto nella Germania nazista, certe battute non mi sarebbero mai venute in mente di farle. Lo so che gli ebrei si arrabbiano, ma io non sono stato deportato a Auschwitz. Io non sono vissuto nella Germania nazista e non sono neppure nazista. Per me Auschwitz è solo un nome e il personaggio di Hitler mi ha sempre affascinato. E ok, sono superficiale? Allora significa che un nazista vero è profondo? La verità è che tutti sono affascinati da Hitler. Hitler è un personaggio molto interessante, perché passato un certo numero di anni tutto diventa finzione, tutto diventa una parola, e le parole alla fine non sono niente per nessuno. E nessuno sente davvero qualcosa di profondo per nessuna cosa. Non è possibile. La gente, appena sente parlare di nazismo, fa la faccia contrita e seria, perché sa di doversi comportare così, ma in realtà non sente niente. Poteva sentire qualcosa il figlio di un deportato, potrei sentire qualcosa io se avessero deportato mio padre o mia madre, ma già di mio nonno, che non ho mai conosciuto, me ne fregherebbe poco, sinceramente. Così quello che ha fatto Hitler, la svastica, il Terzo Reich, invadere la Cecoslovacchia, invadere la Polonia, invadere la Francia, invadere la Russia, Auschwitz, la soluzione finale, wow, lo sterminio di tutti gli ebrei. Non di uno, o due, o venti, o cento, o mille, no, proprio di tutti gli ebrei. Chissà come gli sarà venuto in mente. Insomma, esteticamente a me tutto questo mi sembra una tragedia, ok? Una cosa terribile, ok? Ma da un certo punto di vista anche una figata. Non posso dirlo? Invece sì, posso dirlo. Io posso dire le cose più atroci. Io posso pensare quello che voglio. E posso farlo perché sono un artista, mica il processo di Norimberga. Io, ecco, rappresento la superficialità dell'umanità. E chi mi dà il superficiale è molto più superficiale di me, perché io, in fondo, sono la forma della coscienza della superficialità dell'umanità. Ma fico questo concetto. Peccato sia troppo lungo per metterlo su Twitter. Massimiliano Parente, il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler. Quello che parla è Max Fontana, il personaggio a cui questo scrittore dà voce, un artista la cui opera, la propria vita, è votata alla provocazione, in un libro che è posto sotto forma di autobiografia e che viene condotto per ben 400 pagine come forma di disamina e forte polemica sociale attraverso quella che è appunto il punto di vista, quello che è appunto il punto di vista dell'autore, di un pittore votato alla provocazione come Max Fontana. Di questo libro abbiamo chiesto la genesi e appunto la nascita di quest'idea proprio allo scrittore Massimiliano Parente, che abbiamo raggiunto per telefono. Ma la genesi è in realtà è cominciata da quando ho finito di scrivere una faticosissima trilogia che si chiama Trilogia dell'Inumano, che mi ha preso 10 anni di scrittura. E all'interno di questa trilogia esaurisco il tema dell'essere umano sotto vari punti di vista, e soprattutto nell'ultimo romanzo dal punto di vista più tragico, biologico. E però è esplosa in me questa necessità di raccontare in modo satirico, quasi esplosivo, poi come diventa nel romanzo, la società occidentale dell'arte, il confine fra etica e estetica, ed è nato questo personaggio di Max Fontana, che devo dire mi è veramente esploso fra le mani mentre lo scrivevo. Max Fontana è un artista contemporaneo votato alla provocazione, un artista la cui opera totale è sempre una continua provocazione. Ogni installazione, da Madonne nude con un feto pendente dalla vagina, a svastiche, all'adorazione per Hitler, ai bottoni dell'odio per uccidere la gente, ogni opera di Max Fontana sembra una continua provocazione e sembra quasi che possa essere fine a se stesso. In realtà, in questo romanzo, Massimiliano Parente utilizza ogni provocazione, forse anche in parte come nella realtà, per causare una reazione, e questa reazione è quella che serve in un modo o nell'altro a mettere in evidenza certe maschere sociali, da quella dei giornalisti, dei finti intellettuali, di tutte quelle che sono le parti cosiddette colte della società, per
per smascherare certi falsi meccanismi dell'avanspettacolo e anche quelli che sono i cosiddetti radical chic. Radical chic che già ha trattato in un suo precedente saggio, appunto La casta dei radical chic, e che in qualche modo sembra richiamare anche in questo romanzo. Sì, è vero, anche se io tengo sempre a precisare che in realtà dentro il romanzo c'è una forte diciamo polemica verso tante forme di conformismo che non sono solo identificabili con quelle radical chic, tant'è vero che poi Max Fontana nel romanzo viene preso di mira dai cliché di destra e di sinistra, ma anche di destra, così come tra l'altro è capitato anche a me con il romanzo, perché stranamente gran parte delle critiche sono venute più da destra che da sinistra. Come abbiamo detto, Max Fontana è un artista la cui opera è votata alla provocazione, un artista che non ci pensa due volte a mettere in ogni propria installazione svastiche, riferimenti alla morte, dissacrazione alla religione, sessualità spinta e quant'altro. È anche interamente provocatoria, sembra quella che è sia l'opera narrativa di Massimiliano Parente, l'autore, come il resto i suoi articoli, spesso caratterizzati da toni caustici e sicuramente con uno stile senza peli sulla lingua. E allora c'è da chiedersi a questo punto quanto di Massimiliano Parente c'è in realtà in Max Fontana. Beh, sicuramente c'è molto, non posso negarlo, anche perché anche se lo nego poi tutti dicono che c'è, e quindi c'è sicuramente, ma questo perché mi sono spesso posto in conflitto contro un certo tipo di conformismo, e tra l'altro lo faccio sia scrivendo dei commenti sul giornale, quindi all'interno di un contesto di destra che però spesso non mi ama tanto, ricevendo contemporaneamente anche gli strali e le critiche di sinistra perché scrivo su un giornale di destra. Per cui è una posizione che poi devo dire che anche in tanti altri aspetti più o meno biografici mi rispecchia molto. Massimiliano Parente è un giornalista e scrittore classe 1970, ha pubblicato svariati romanzi con importanti case editrici quali Bompiani e Mondadori, e con quest'ultima ha pubblicato il recente romanzo L'Inumano, con il quale ha concluso la sua trilogia. Ha pubblicato anche vari saggi, di cui uno sulla ricerca del tempo perduto di Proust e il citato poc'anzi La casta dei radical chic. Vive a Roma, collabora con la pagina culturale del giornale, è però nato a Grosseto e condivide dunque la cittadinanza con un altro importante scrittore quale Luciano Bianciardi, e per questo gli abbiamo chiesto se sente un legame con il suo scrittore concittadino. No, lo detesto assolutamente, anzi non sento nessun legame, devo dire, verso nessun tipo di realtà geografica, ma tantomeno verso Bianciardi o verso altri autori che si sono spesso distinti e occupati del cosiddetto sociale. Lo vedo molto, per me Bianciardi, ma lo direi anche di Pasolini, ma lo direi anche di tantissimi altri scrittori, è un autore tutto sommato provinciale, cioè che non può interessare un contesto più ampio, cioè se lo traduciamo in inglese non ce ne frega niente di quello che dice Bianciardi, cioè sono tutti scrittori molto legati all'Italia o al regionalismo, io credo sempre che lo scrittore debba andare oltre. Nel più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler, Massimiliano Parente ci offre un quadro dissacrante ma al contempo ironico della nostra società, il tutto con una prosa elaborata, attenta, ma al contempo ritmica, quasi jazzistica, per certi versi e in certi passi sicuramente forsennata, e con un'attenzione particolare a tutti i risvolti della contemporaneità, non tralasciando citazioni colte, alternandole con citazioni molto più moderne, fra cui anche le serie TV, i fumetti, i supereroi e elementi di cui nella sua poetica e nella sua narrativa non si è mai separato. Il tutto è comunque corredato da quegli elementi di fondo che sembrano essere la cifra stilistica sia dell'autore sia del protagonista di questo romanzo, come abbiamo detto più volte, la provocazione. Sinceramente, spesso quello che viene percepito, mi rendo conto in maniera molto forte, come provocazione, non la vivo così.
Io per esempio spesso metto in forma di romanzo o talvolta anche di saggio delle riflessioni, cioè a me la cosa che mi ossessiona molto è la verità, e la verità spesso è scandalosa, ci sono tante finzioni che vengono normalmente accettate all'interno della società, finzioni religiose, finzioni politiche, finzioni. Nel momento in cui uno le scardina con dei, per esempio io sono un lettore forte di libri scientifici, perché per me la scienza è un punto di in cui con il quale gli scrittori dovrebbero confrontarsi per rappresentare la realtà, parlano tutti di realtà, però quando lo si fa viene percepito come una provocazione, mentre invece non sono una provocazione delle credenze che ancora ci portiamo avanti dal Medioevo, ed è normale riceverle e recepirle come se fossero incontestabili, ma in realtà oggi non lo sono, cioè già parlare dell'universo in un certo modo è recepito come una provocazione, ma è la realtà. Vi invitiamo dunque a procurarvi il nuovo romanzo di Massimiliano Parente, il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler, edito a Mondadori nella collana Strade Blu, che trovate in tutte le librerie negli store digitali, sia in cartaceo sia in ebook, e vi aspettiamo per la prossima puntata di Libri d'Ardere. Questo romanzo è la storia di il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler. Max Fontana è... no, nel mio libro ho voluto raccontare la storia di Max Fontana, che racconta la storia... Niente, dovete leggerlo.